Oggi parliamo con Paolo Fasce e con Cristiano Corsini. Paolo Fasce è dirigente scolastico dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli, mentre Cristiano Corsini è docente di pedagogia alla Università di Roma. Perché parliamo con loro? Perché nell'Istituto Nautico di Genova e Camogli è stato approvato proprio nelle settimane scorse un documento di grande interesse che è il regolamento per la valutazione, quindi non soltanto una delibera in cui si descrivono i criteri per la valutazione, ma un vero e proprio regolamento che affronta il tema della valutazione nella sua complessità. È una iniziativa di particolare interesse, quindi ne parliamo con loro perché Cristiano Corsini, da pedagogista, ha dato anche la sua consulenza alla realizzazione di questo progetto. Allora, innanzitutto una domanda per Paolo Fasce, per il preside. Allora, vogliamo dire in sintesi quali sono i due o tre punti, a tuo parere, qualificanti di questo documento, di questo regolamento? Ma direi che il primo punto qualificante è il tema delle insufficienze che sono valutazioni provvisorie. Quindi una qualsiasi insufficienza non è una sconfitta, non è una punizione, non è qualcosa da agitare, ma è una tappa possibile di un percorso che ha rimedio. Quindi, come dire, le insufficienze devono essere non motivate in maniera bizzarra, ma devono essere formative. Quindi io, insegnante, devo scrivere, hai preso l'insufficienza, perché, per come, cosa devi fare per rimediare, cosa farò io per rimediare, quali sono, le risorse che hai a disposizione. Quindi, insomma, un'offerta formativa che, come dire, rimuova gli ostacoli, direbbe la Costituzione, no? Del percorso formativo. Quindi questo è un po' l'elemento di partenza. E poi c'è, come dire, per quel che riguarda le sufficienze, abbiamo pensato di abolire i più, i meno, le cose, insomma, sono tutti segni abbastanza strambi che non hanno granché significato. Quindi arrotondare a voti che abbiano un significato, poi insomma. Adesso, Cristiano che insegna docimologia ci direbbe che qualsiasi manuale ci consente di essere d'accordo su cinque macrolivelli, no? Quindi quando abbiamo 10 voti ce n'è un'abbondanza che insomma, inutile. Ecco, a Cristiano allora a questo punto invece chiederei questo, ma tu da pedagogista, dopo aver letto il regolamento della scuola di Genova Camogli, che cosa ne dici? Loro stanno dando un buon contributo, a tuo parere, per una interpretazione, come dire, formativa anche della valutazione che si deve fare poi alla fine dell'anno e che o anche in corso d'anno, che poi è pur sempre, come dire, formalmente una valutazione sommativa, però forse dalle parole che ha detto ora Paolo capiamo che c'è anche del formativo anche nel 5 o anche nel 7 finale. È così? Ho capito bene? Sì, secondo me è uno dei punti di forza del regolamento perché si concentra sul feedback, sull'argomentazione che c'è dietro un voto e chiama in causa le strategie per migliorare gli apprendimenti. E questo è un aspetto. È l'aspetto più importante, in fondo questo è quello che conta della valutazione. Cioè, poi possiamo usare i numeri, i colori, quello che vogliamo, ma se non c'è questo, manca davvero l'essenziale. E quando c'è questo, c'è l'essenziale. E quindi questo regolamento, intanto c'è l'essenziale. Poi ci sono anche altre cose importanti, ma intanto c'è questo che è l'essenziale. Al dirigente scolastico Fasce chiedo anche questo: quale percorso voi avete fatto per arrivare al regolamento? Perché so che già lo scorso anno scolastico, verso la fine, voi avevate iniziato a parlarne
Com'è andata la cosa? Come si è svolta l'operazione? Ma intanto, come dire, è stata un'evoluzione abbastanza lunga perché è tutto partito dalle riflessioni legate al lockdown, no? Quindi tutti ci siamo interrogati, oddio, come possiamo dare dei voti a distanza? E lì ci siamo resi conto, come dire, che molto spesso le prassi erano di fatto anche lontane dalla legislazione vigente, cioè la legislazione vigente ha delle sfumature pedagogiche anche significative, poi tutto è migliorabile, diciamo così, ci mancherebbe, ma ci sono prassi che però non aderivano. Quindi la prima riflessione è partita lì, dopodiché ci siamo interrogati sulla costruzione di qualcosa che, come dire, partisse dalla legge per costruire qualcosa di significativo. E da un documento che ha elencato le leggi vigenti e quindi le ha portate alla conoscenza di tutto il collegio, ha detto: beh, queste sono le leggi, allora com'è che ci dobbiamo comportare? E da lì è partita la discussione. Quindi una discussione che è stata molto lunga perché abbiamo cominciato col primo collegio di ottobre con la diffusione del documento, poi è stato un documento che è stato discusso all'interno dei dipartimenti disciplinari, poi è stato discusso nei consigli di classe e poi è tornato alla discussione del Collegio dei Docenti a maggio, quindi poco tempo fa, e in quell'occasione c'è stata una bella discussione che ha animato il collegio, alla quale ha partecipato anche Cristiano e anche un gruppo di suoi studenti che hanno partecipato a Ecco. questo evento formale, ma insomma, al quale parteciperanno in futuro, suppongo. Ecco, proprio a questo proposito, chiediamo al professor Corsini, ma allora diceva ora Paolo Fasce che anche un gruppo di tuoi studenti ha partecipato. In che modo li hai coinvolti? Allora, dunque, sono studentesse e studenti che difficilmente poi insegneranno nella secondaria di secondo grado. Perché io insegno a formazione primaria e a educatori e educatrici, quindi, però probabilmente qualcuno di loro poi insegnerà anche nella secondaria e secondo grado. Però l'essenziale per me era mostrare come discutere di valutazione, obiettivi, giudizi, voti, in realtà significhi soprattutto ragionare sul perché si insegna. Cioè, era mostrare come le discussioni sulla valutazione in realtà non sono mai discussioni e confronti sulla valutazione. E allora tendenzialmente, purtroppo in quell'occasione no, però tendenzialmente i confronti collegiali nelle scuole su questo tema sono piuttosto movimentati di solito, ecco. E polemici anche, ma in senso bello, alto del termine, perché si scontrano proprio punti di vista sull'insegnamento, e quindi sul ruolo sociale, sul proprio ruolo sociale, che in questo caso è quello di insegnante della scuola secondaria, ma può essere quello di educatore e anche quello di insegnante della scuola primaria, che sono molto fruttuosi. In quell'occasione, in realtà, abbiamo avuto un confronto comunque. Ma a mio avviso all'interno più o meno, qui il dirigente magari potrà essere più analitico di me, mi pare all'interno dello stesso paradigma. Quindi c'è stato un confronto che ha arricchito lo stesso punto di vista. Non c'è stato un vero e proprio scontro dialettico, quello forse l'avrei apprezzato di più, ma era evidente che loro erano già al termine di un percorso. Ecco, a Paolo Fasce farei questa domanda. Avevo letto altri tuoi scritti durante questo anno scolastico e in particolare mi aveva incuriosito una questione che tu avevi sollevato ad un certo punto, e cioè tu avevi raccontato che il famoso congruo numero di valutazioni di cui si parla nelle circolari, negli atti, eccetera, è un retaggio, anzi sta scritta proprio in un vecchio decreto, precisamente in un regio decreto.
Raccontaci un po' questa faccenda e raccontaci anche come l'hai affrontato questo tema, perché è curioso, è interessante. Sì, stiamo parlando degli anni 20, quindi della riforma Gentile, e lì c'è questa locuzione che dice un congruo numero di interrogazioni ed esercizi scritti, grafici o pratici, fatti a scuola o a casa addirittura. E la traduzione, tutti i regolamenti della valutazione che ho trovato in rete, era un congruo numero di voti. Ora, poi la scuola, non è un caso per cui la scuola magari si trova soccombente di fronte al giudice, perché il giudice poi dice, ah, ma tu hai questo regolamento, ce l'hai il congruo numero di voti? Quindi noi invece una cosa un po' rivoluzionaria di questo regolamento è che abbiamo scritto che è valutazione non solo il voto, quindi va bene il congruo numero di valutazioni, ma le valutazioni non sono solo il voto. Se io commento, metto un'annotazione e do un feedback allo studente, magari lo consolido con uno strumento informatico che è il registro elettronico, che arriva anche alla famiglia, quella è una valutazione. Quindi non c'è solo la valutazione voto, c'è la valutazione del processo, c'è lo scambio, c'è il feedback. Questa è tutta valutazione, può essere sommativa, formativa, cioè, però è valutazione. Quindi noi valutiamo in continuazione. Però non documentiamo questa valutazione. Allora, continua a valere il congruo numero di valutazione, ma nello spettro delle possibilità. Quindi anche il giudizio scritto è una valutazione e va benissimo. A Cristiano Corsini invece chiederei questo. Allora, quest'anno, Cristiano, la scuola primaria è passata dal voto che era stato introdotto nel 2008 dalla ministra Gelmini, è passata ai giudizi descrittivi e quindi il voto è stato eliminato. A tuo parere, in prospettiva, si può pensare di se non eliminare il voto, comunque almeno di ridurlo in modo decisivo anche nella secondaria, non solo di primo grado, ma anche nella secondaria di secondo grado? O a tuo parere, nella secondaria di secondo grado è inevitabile che ci sia il voto? No, non è, il voto non è inevitabile, non rientra fra le cose inevitabili di questo mondo, secondo me, il voto. Quindi, per quanto, insomma, siamo abituati al voto, l'abbiamo biologizzato, l'abbiamo naturalizzato, ma non è affatto inevitabile. Quindi, non è inevitabile alla primaria, non è inevitabile all'università, quanto invece alla realizzabilità di un passaggio. Tra l'altro ho apprezzato moltissimo il fatto che tu abbia evidenziato il passaggio anche dal singolare al plurale, cioè dal voto ai giudizi, che già di per sé è un'accortezza notevole, no? Perché noi non abbiamo più una valutazione spalmata su tutto l'ambito disciplinare. Ma abbiamo una serie di valutazioni anche nella scheda, e già questo è più intelligente. Però ecco, no, io non credo che ci siano dei motivi pedagogico-psicopedagogici che spingono la secondaria e l'adolescenza o anche i giovani adulti a usare i voti o a ricevere voti. Ecco, o a prendere i voti, non credo affatto, non mi risulta, quindi è un cambiamento che andrebbe esteso. Ancora una questione per entrambi, in prospettiva, cioè quindi in un futuro anche forse molto lontano. Si potrebbe pensare che alla secondaria di secondo grado, alla fine dell'anno, Pierino viene promosso, diciamo così, in italiano, ma deve ripetere il corso di matematica oppure, che so, deve fare delle attività di recupero in lingua inglese, cioè si può pensare a dei percorsi diversificati, forse si potrebbe studiare qualche altro modello. Secondo voi c'è spazio? Ecco, sentiamo prima Paolo Fasce e poi sentiamo Cristiano.
Beh, io penso che la scuola italiana sia davvero molto rigida sul fronte delle discipline, sul fronte della verticalizzazione. Non c'è spazio per le pulsioni naturali degli studenti che devono assoggettarsi a quella che è l'offerta formativa. Certo, possono scegliere un indirizzo piuttosto che un altro, ma non portano, raramente portano qualcosa di loro stessi, qualcosa, come dire, che li appassioni veramente. Cioè, se uno suona la chitarra non importa niente a nessuno, per dire, eppure, come dire, la musica fino a 100 anni fa era praticata più diffusa. La gente cantava, per la strada, la gente cantava. E beh, sì, sarebbe assolutamente necessario introdurre modularizzazione di questa natura per accogliere il successo formativo possibile. Non abbiamo una politica chiara sulla dispersione scolastica, eppure questo è un flagello del nostro paese. Ecco, quindi ci dobbiamo interrogare su come affrontare questo tema, e probabilmente questo genere di soluzioni hanno un loro perché, oltre all'accoglienza effettivamente delle motivazioni endogene degli studenti, quindi quello che piacciono, che normalmente, insomma, ha un senso, ecco. Il pedagogista cosa ne pensa? Ci sono stati in passato esempi importanti in questa direzione, forse rivedere certe pratiche anche degli inizi del Novecento, il piano Dalton, penso per esempio, anche altre esperienze storiche di questo genere, forse non sarebbe male. Cosa ne pensi, Cristiano? Allora, due cose, per aggiungere due cose alle cose che ha detto Paolo, rispetto alle quali sono d'accordo, quindi non le ripeto. Sì, bisognerebbe sperimentare, cioè bisognerebbe veramente sperimentare. E sperimentare non nel senso di provvisorio, ma sperimentazione non come prassi provvisoria, ma sperimentazione come prassi rispetto alla quale poi noi decidiamo cosa fare, prendiamo delle informazioni, eccetera, eccetera. Secondo me, anche da questo punto di vista, non scopriremmo nulla di nuovo rispetto alla storia della pedagogia, come hai detto te, e aggiungo soltanto una cosa a quello che ha detto Paolo: farebbe benissimo alle discipline una cosa del genere. Cioè, paradossalmente, sarebbe il miglior favore che noi possiamo fare ai saperi disciplinari, alle formalizzazioni che nel corso della storia umana noi abbiamo fatto, delle pratiche che ci hanno consentito di affrontare dei problemi molto importanti e poi le abbiamo disciplinate, no? E questo aiuterebbe moltissimo proprio le discipline. E siccome però noto che la resistenza viene proprio da lì, allora, ma noi non stavamo parlando della realizzabilità, stavamo parlando soltanto degli auspici. Quindi rimango sul terreno, diciamo, di ciò che vorrei, e sono completamente d'accordo. Ripeto, aggiungendo qualcosa, dico soltanto che le discipline trarrebbero grandissimo vantaggio, perché riempire una disciplina di motivazione intrinseca cambia la disciplina, cambia la Certo. disciplina, e quindi aiuterebbe anche chi insegna, anche dal punto di vista valutativo, ma lasciamo stare dal punto di vista valutativo, dal punto di vista della progettazione, della progettualità, insomma, non vedo i problemi, ecco, se non quelli della banale realizzazione. L'ultima domanda è per Paolo Fasci. Allora, avete fatto un bel lavoro che è stato e viene anche apprezzato anche da un esperto di pedagogia e di docimologia, non dimentichiamolo, come Cristiano Corsini. Questo documento è pubblicato nel sito del vostro istituto, lo ricordiamo, l'Istituto Nautico San Giorgio di Genova Camogli. Ma dopo aver fatto tutto questo bel lavoro, tu che cosa ti aspetti, Paolo? Cioè, cosa vorresti? Cioè, tu pensi che possa essere anche uno stimolo, non tanto per essere, tra virgolette, copiato, ma per come dire, produrre anche ulteriore ricerca in altre scuole? Tu pensi questo? Allora, io
Da questo punto di vista, penso che questo regolamento non debba essere copiato, ma debba essere reinventato, come diceva Freire, deve essere reinterpretato, quindi noi l'abbiamo costruito per la nostra realtà. Penso che sia utile non trincerarsi dietro, ma non lo fa nessuno, non esiste. Dammi un esempio. Ecco, c'è un esempio. Possibile, con tutti i suoi limiti, chi vuole può seguire e riflettere su questa, reinventando quello che adattando alla propria situazione. Bene, ringraziamo Paolo Fasce e Cristiano Corsini per questa bella chiacchierata su questo argomento e vi ricordiamo che per chi è interessato nel sito dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli potete trovare il materiale, la documentazione e quindi potete leggere, studiare e, come dice giustamente Paolo Fasce, reinventare, riscrivere, smontare, magari anche criticare per proporre soluzioni diverse, perché poi la ricerca pedagogica è anche questa. Bene, quindi grazie ancora a voi. Buon lavoro.